la fotografia del defunto gliela consegnerei in Technicolor, sì, perché assume un'aria sbarazzina. Sì. E poi coi fuochi fatui sembra che rida. Che rida. Buongiorno. Buongiorno, segui. Venga, le voglio mostrare il nostro parco bare. Sì. Vede, questa, tra gli altri optionals, anche l'antifurto. Ecco. Poi abbiamo questa che viene prodotta in serie limitata. Posso dargliela a prezzo d'occasione, una barra per defunti mutilati. In questo caso si tratta di una gamba. Il suo com'è? Ah, tutto intero. Due gambe? Due gambe. Allora non gliela consiglio, perché quello che andremo a risparmiare nel legno poi si spende per segare la gamba del defunto. Sì. Con quello che costa la manodopera poi le rimarrebbe una gamba, certo, per casa. Questa invece è una matrioska, è un brevetto russo. Particolarmente adatta per stragi familiari, vede? Sono 8 bare, una nell'altra. Incidenti automobilistici, regolamento di conti. Ti piace quella? Sì, sì, questa mi piace. Ho paura però che sia già venduta, vediamo subito. Infatti. Oh. Vedi. Di là abbiamo degli altri modelli. Ma la famo finita con sta storia, aridatemi le pizze. Ma scusi, ma allora lei mi ridia il cadavere. Ah, qui siete accorti, stanno tutti a baccaià. Ma guarda se c'è, doveva aver forno a mezzo con sta becca morto, mortacci sua. Questo è un prodotto giapponese che viene lanciato in offerta speciale. Lei paga 8 pezzi e gliene consegniamo 10. In più è corredato di segreteria telefonica. Sono definitivamente assente. Dopo il segnale acustico toccatevi le palle. Quanto costa? Beh, più o meno l'una per l'altra sono 2 milioni. Perché la matrioska, che come può capire, lì andiamo su di prezzo. Ecco, vede, non è per voler risparmiare, ma mio cugino, buon'anima, era una persona molto modesta, direi quasi spartana. Se avesse qualcosa che costi meno, sarebbe forse... Va bene, ho capito, guardi, noi l'usato non lo trattiamo. Però, per casi limite, per poveri pezzenti, abbiamo questa, la sempliciotta. Ah, questa va benissimo. E anche il carro, molto semplice, mi raccomando. Ho capito, terza classe. Quindi immagino anche niente messa cantata, niente fiori, niente addobbi, niente opere di bene. Per me va benissimo. Però l'avverto che in questo caso il funerale rischia veramente di diventare una cosa triste. Condoglianze, signora, condoglianze. Prego, da questa parte. Porco mondo schifoso, mi si è rotta la corda. E del resto quando si vuole risparmiare è così. Dai, su, prenda di là, mi dia una mano. Sì, ma... è trapassato mentre faceva lo yoga. Oh, ha ballato là. È duro come uno stocca fisso. Quando è successo? 2 giorni fa. Ma non ci avete avvisato con un leggerissimo ritardo? Credevamo che fossi in meditazione. Venga, le do i vestiti. Vada a cambiarmi, Ettore. Oh, non per lei, per lui. Ah, mi scusi. Venga da questa parte. Lasciamo l'inconsolabile vedova sola con il suo dolore. Signora, cerchi di reagire. Oh, mio, ma sono solo! Non così! Non reagisco! Di lui. Così! Tanto bisogna di lui! Tanto bisogna di lui! Come va? Niente, non riesco a sgomitolarlo. Tienigli le mani tu. Le mani? Le mani? Ecco fatto. Bene. Adesso lo incassiamo. Adesso lo mettiamo qui.
sì, di nuovo. Come? Come si fa? Lo tagliamo. Ci penso io. Giralo. Mettiamo per lungo, aspetta. Ecco, adesso. Dai, pronti? Tira. Uno. Oh. Due. 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 Tre. Eccolo qui. Ah, certo che sono morto. Scusate, scusate, ci è rotolato. Essendo morto rotondo, del resto è soggetto al rotolamento. Scusate, non è che avete un martello alle volte? No. No, no, non così, si rompe. Una sega, un cric? No. Non riusciamo a trovare il bandolo della carcassa. Niente, in questa casa non c'è una sega. Elena. 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 Niente, non ho trovato niente. Niente, non ce la faccio. È un polo maledetto qui. Una corda ci farà. C'è una corda. Una corda. Di solito nel comodino dovrebbe... Qua. Vediamo. Mi hai lasciato io... Aspetti! Ma un momento! Un momento! Prova a strangolarla! Aspetti, guardi che la scorta! Guardi che la taglio! Signora! Signora Mott! Aspetti! Mio marito è morto! Adesso abbiamo un funerale! C'è un funerale! È successo che... Vabbè, insomma... Non si sente più niente. Un silenzio di tomba. Venite, l'abbiamo steso. Sì, abbiamo trovato il bandolo. Signora, venite, andiamo a vedere. Non ho il coraggio di entrare a vedere il bandolo già. Pesa come una bestia. Ho bisogno di lui! Ho bisogno di lui! Ti voglio per me! Ti voglio per me!